Ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con le tendenze a medio e lungo termine. Ci concentriamo in particolare sul periodo che va dal 21 al 24 novembre, quando sullo scacchiere europeo si preconfigura una situazione piuttosto rara da vedere. Infatti avremo un potente anticiclone russo-siberiano con valori massimi anche superiori ai 1065 ettopascal, quindi valori piuttosto rari, che verrà spalleggiata da una altrettanto potente saccatura in discesa direttamente dall'Artico fin verso la Spagna e addirittura l'aria fredda dovrebbe raggiungere anche le Azzorre. Per quanto riguarda la nostra penisola, però, come notate, si attiveranno correnti meridionali e quindi in un contesto anche abbastanza stabile per pressioni medio-alte. Avremo dunque cieli a tratti nuvolosi o molto nuvolosi, soprattutto al nord, sulle centrali tirreniche e sui versanti ionici, ma con poche precipitazioni. Invece, uno scenario che potrebbe cambiare radicalmente si aspetta dopo il 25-26 novembre, quando questo anticiclone verrà probabilmente smantellato, lasciando nuovamente spazio alle perturbazioni atlantiche di scorrazzare anche sul Mediterraneo. Ma per tutti gli ulteriori dettagli, vi ricordo di scaricare la nostra app gratuita per tablet e smartphone.